C'è stata una partecipazione straordinaria, proveniente da tutti i paesi veramente del pianeta, dall'Asia all'America, all'Europa ovviamente, con una discreta rappresentanza anche italiana. È stato molto difficile ascoltare attentamente ognuno dei candidati che hanno espresso veramente il massimo che si potesse ascoltare in termini di aree di difficoltà estrema e quindi un livello anche un repertorio molto impegnativo e molto ricercato. Alla fine, dopo tre estenuanti prove nelle quali si sono succeduti sia italiani che stranieri in maniera possiamo dire anche al 50% circa, siamo riusciti con la giuria di alto prestigio. Quest'anno abbiamo avuto appunto rappresentanti in giuria di altissimo livello, dalla Fabbrica dell'Opera di Roma, Maggio Musicale Fiorentino, l'Aslico Teatro Sociale di Como, ma anche il Teatro Coccia di Novara, il Luglio Musicale Trapanese. Stiamo parlando di istituzioni che rappresentano lo zoccolo duro della divulgazione operistica nel nostro paese. E con altri anche colleghi, col maestro Finzi, per esempio, il direttore d'orchestra e il critico musicale Boaretto di Opera Click, abbiamo faticato non poco a trovare la quadra perché il livello era estremamente alto. In finale abbiamo potuto ascoltare nuovamente appunto, i finalisti in alcune aree, alcuni dei quali hanno potuto esprimere dopo 3 giorni la vetta della propria conoscenza che oggi, devo dire, grazie a tante scuole sta crescendo il mondo della didattica del canto, ma un conto è, io lo dico sempre a questi giovani ragazzi, esibirsi in un ambito scolastico, in un'aula di un conservatorio anziché di un'accademia, altro è esprimersi in un teatro dove è soltanto sul palcoscenico, sul legnaccio di un palcoscenico che si misura la qualità vocale e la potenza vocale, perché poi stiamo parlando, il canto lirico è qualcosa che molti nostri giovani vedono in maniera così un po' particolare, ma considerate che nel nostro canto lirico non esiste amplificazione, ma semplicemente sono le nostre corde vocali e la nostra cassa di risonanza che è tutto il nostro corpo. E poi vederli anche in azione, quindi vedere anche le loro movenze, la loro postura, perché si valuta ovviamente l'aspetto musicale, l'aspetto espressivo, ma si valuta anche il saper stare su un palcoscenico, il saper coprire tutto il palcoscenico. Ecco, l'essere è diventare artista, perché il nostro concorso come manifestazione di questo genere serve semplicemente per essere vetrina per questi grandi giurati che hanno poi opportunità, danno opportunità reali. Parlo di masterclass anziché scrittura artistica, anziché concerti, anziché segnalazioni. Sono cose che per i nostri giovani servono molto di più delle borse di studio. Per quanto cospicue, abbiamo distribuito circa 10.000 euro in premi in denaro, che non è poco, ma ancora più di valore per loro sarà la possibilità di poter avere delle opportunità concrete nel mondo del lavoro, perché poi è una grande disciplina, è un grande sforzo che questi giovani fanno nell'arrivare a queste vette, che dà comunque grandi soddisfazioni, perché poi si ha l'opportunità, quando si raggiunge l'apice della carriera, di girare il mondo e di essere comunque in un ambito molto professionale. A me resta senz'altro quello di darvi appuntamento alla prossima edizione, ancora più ricca di questa, perché stiamo intavolando altre partenariati, partnership con istituzioni importanti. Cominceremo anche ad esplorare l'Europa, perché anche lì ci chiedono delle collaborazioni. Devo dire, la bellezza di questo concorso è che ormai sta diventando veramente di fama sicuramente europea, perché abbiamo avuto contezza dai contatti ricevuti che sta diventando un concorso ambito per molti di questi giovani e per noi è semplicemente un orgoglio che ci ripaga di tanto sacrificio. E poi, consentitemi, l'ultimo passaggio deve essere assolutamente un punto di partenza per far rinascere questo che è stato un grande teatro che alla Calabria ha dato tanto. Sto parlando del teatro appunto Alfonso Rendano a Cosenza, teatro di tradizione, non dimentichiamolo, che sta vivendo in questi ultimi anni una fase di crisi per quanto riguarda la produzione lirica.
pubblica e che sono convinto che, grazie anche alla nostra manifestazione, potrà ritornare agli antichi fasti.